Fuscaldo, con noi mister Andreoli. Ciao mister, buonasera, bentrovato. Buonasera, bentrovato a tutti. Grazie, grazie per essere con noi. Ed allora, mister, come dire, ce l'avamo sentiti tempo fa durante la prima di Stadio Radio, c'è stato un po' un rallentamento della sua squadra, diciamo, cosa è successo nell'ultimo periodo? Beh, noi abbiamo, vabbè, i risultati parlano chiaro, c'è stato una netta diciamo, inversione per quanto riguarda i risultati dovuti a una serie di circostanze, insomma, che nell'arco di una stagione possono venire a verificarsi. Abbiamo perso qualche pezzo importante, qualche infortunio di troppo, no? Considerate che comunque siamo una squadretta di giovani, quindi il più grande è un 97, per farvi mamma mia, dire un po', quindi siamo 2004, 2005, 2006, quindi siamo una squadra abbastanza giovane che comunque se la va a giocare su tutti i campi. Peccato perché sia domenica scorsa, dove abbiamo fatto, credo, forse la più bella partita della stagione, però siamo tornati con 0 punti, e oggi, che comunque abbiamo affrontato una squadra forte e abbastanza, diciamo, ben messa, e anche oggi abbiamo ricevuto i complimenti, purtroppo però torniamo con diciamo, risultati negativi a casa. Ci comporta la prestazione, ci comporta quello che è l'impegno dei ragazzi, e sono convinto che poi alla fine, quando si gioca così, prima o dopo dovrà cambiare, quindi contiamo di ricominciare a fare qualche risultato positivo da qui a breve, insomma. Comunque, senza contare che in mezzo a questi risultati poi c'è stata la partita con la Rangers Corigliano, appunto la Luzzese, il Bisignano con un'altra grossa squadra, la Bruzium che è ripresa, tutte, diciamo, che di alta classifica, certo. Non, sì. Poi vanno dette anche queste cose nella lettura delle sì, senza dubbio, fermo restando che noi comunque abbiamo le nostre colpe, che abbiamo sbagliato, ecco, abbiamo perso le partite che abbiamo, tra virgolette, diciamo, come risultato abbiamo subito la sconfitta, molte volte sono stati dei regali nostri, ma dovute veramente alle altre volte. Come? No, no, stavo parlando dall'altra parte dello studio e non ho abbassato il cursore. Chiedo, okay, chiedo scusa, stavo dando una comunicazione sulla prossima intervista. Il prossimo avversario, il Roggiano, squadra in lotta per i play-off, e dopo forse il calendario, ecco, si fa un attimo più facile. Beh, sì, diciamo che dopo cominciamo ad affrontare compagini alla nostra portata, e lo abbiamo visto anche all'andata, però sappiamo benissimo che il girone di ritorno è un altro campionato, quindi dovremo superare naturalmente qualche difficoltà di troppo che avremo per forza di cose, perché abbiamo avuto qualche infortunio anche oggi. Abbiamo perso il giocatore che aveva segnato, allevato, peccato perché con lui in campo, insomma, sarebbe stata un'altra partita e probabilmente anche un altro risultato, ma ripeto, noi diciamo che siamo in linea per quanto riguarda quello che era, diciamo, l'obiettivo iniziale della stagione, che è quello di valorizzare i ragazzi giovanissimi del nostro paese, dei territori limitrofi, insomma, e così stiamo facendo. È normale che adesso dobbiamo cominciare a portare qualche punto a casa. Perfetto, mister, grazie della disponibilità, una buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ciao.